Di sapere che cosa c'è in questi libri ci viene come una specie di smania, vero? Non sarà mica un libro. Proprio così, è un romanzo. È un libro. Tanti libri in un posto solo. Devo leggere dei libri, un sacco di libri. Torniamo a parlare di libri e questa volta con ospite il nostro esperto Mario De Santis. Buongiorno, grazie. Buongiorno, sei versatile, a seconda della situazione ti trasformi, no? E questa settimana è l'attualità a darci il là, a darci lo spunto per parlare di un libro, per cui cosa è successo? Parliamo di due libri, allora sì. Il primo ce lo dà proprio l'attualità, anzi ce lo dà la protagonista della vicenda più clamorosa degli ultimi giorni di cui stiamo parlando, cioè Veronica Berlusconi o Lario, fate voi, la quale, scrivendo la famosissima ormai lettera a Silvio, al marito Silvio, ha detto a un certo punto: non voglio essere come la protagonista di un romanzo di Catherine Dunn, La metà di niente. Ok, quindi no? Ci ispiriamo a questo, noi partiamo da Catherine Dunn, La metà di niente, che è il primo libro di cui parleremo stamattina, edizioni che... Wanda, stavo leggendo questo per dare, Tea. Edizioni Tea. Perfetto. Allora, io il libro non l'ho letto, ma lo ha letto una blogger che ha lasciato un commento a un mio post su questa vicenda, in particolare su questo libro, e ha detto: guarda, il libro è bellissimo, questo in particolare, gli altri in meno, ma La metà di niente è veramente un libro bello che io ho regalato a tutte le donne, dice lei, si chiama Mirella e grazie, la ringrazio, che stanno in quella zona di mezzo e di incertezza, perché questa è la storia di una signora giovane, una ragazza giovane che ha due figli e a un certo punto il marito la molla. La molla e la storia finisce nel modo anche più brutto, perché lui la tradisce, insomma una storia del genere, adesso non ho ben capito, ma insomma lei si ritrova da sola e riguarda il suo matrimonio a partire da questo punto di vista di solitudine con due figli, e si accorge dal titolo abbastanza esplicito che è stata la metà di niente. Esatto, essendo lui niente, lei era la metà di niente. Però fantastico. Mi dicono, appunto, mi dice Mirella, dicono anche altri leggendo quella, che un libro pare bellissimo, quindi lo consigliamo anche noi, o meglio, si è consigliato da solo questo va libro. Va bene, quindi si è proposto questo libro grazie a una blogger, ci fa piacere, perché poi tra l'altro con la 50 Books abbiamo letto tante di quelle vostre recensioni, che anzi vi invitiamo a continuare a fare, sia nel sito, nel blog della 50 Books, oppure passando attraverso i nostri due blog, che sono laura.blog.dj.it o mariodesantis.blog.dj.it, perché la classifica è in continua espansione, i voti sono tantissimi e quindi anche le recensioni ci possono servire, come in questo caso. Esatto, poi comunque voi le potete leggere, sono lì e sono aperte a tutti. Allora, mi è venuto in mente, visto che questo libro narra la vicenda forte di una donna che dice: adesso te la racconto io come è andata la storia, e in qualche modo Veronica ha fatto la stessa cosa, sì. Dice: ragazzi, adesso parlo io, la racconto io come è andata la storia, mi è venuto in mente che forse un libro interessante da segnalare, che è anche un bellissimo libro, è quello che è stato pubblicato da poco da Feltrinelli, per opera dell'autore Henry De Luca, sì. Che è uno scrittore, è un uomo, ma insomma fantastico. È molto bravo. È un bravo uomo. È un bravo uomo. Questo libro si chiama In nome della madre, sì. Ed è già abbastanza esplicito. Per la prima volta in questo libro Henry De Luca, che tra l'altro oltre ad essere scrittore è un grande esperto di Bibbia, sì. L'ha studiata da solo da anni, ormai è considerato un esperto biblico, prova a scrivere la storia della nascita di Gesù dal punto di vista di lei, cioè di Maria. Meglio detta Miriam, perché questo era il suo nome vero in ebraico. Okay. E quindi questa operaia della divinità, come la chiama Henry De Luca, racconta dal suo punto di vista di una giovane ragazza che poco conosceva anche le regole, la legge, e si trova ad affrontare una situazione terribile per una ragazza dell'epoca, cioè rimanere incinta mentre era appena fidanzata e promessa sposa. Esatto, quindi. E allora lì comincia tutta una visione di questa situazione da parte della donna, quando Joseph, cioè Giuseppe, le propone intanto di fare una truffa, di dire che lei è stata violentata, di mentire, e lei dice: no, io non me la sento, perché questo è stato un annuncio importante, io sono stata scelta, proverò a farlo, ci proverò da sola e anche con l'aiuto di lui. Poi alla fine è anche una storia bella di rapporto bello. Tra uomo e donna. Mi aveva colpito molto, tra le altre cose, lei dice a un certo punto: questo è proprio il racconto di una maternità, no? Mm-hmm. Lei divide molto, meglio Henry De Luca divide molto il mondo degli uomini, che appartiene alla legge, e dice a un certo punto, Maria dice che esseri strani questi uomini, che sono attaccati alle parole e alla legge come i chiodi al legno. E pensando che quella sarà la storia di suo figlio, è anche una metafora, esatto. Molto forte che utilizza, e sente questo suo frutto che nasce dentro lei come quasi un figlio del vento e del deserto, perché
perché per una ragazza nata dentro nel deserto come era la Palestina 2000 anni fa, questo era l'ambiente naturale dove si manifestava Dio. Ma la cosa che mi ha colpito di più di tutta questa storia, di tutta questa vicenda, è una metafora che secondo me è molto bella. A un certo punto dice Harry De Luca, o Maria, o qualcuno per lei, Miriam è quella giovane ragazza palestinese 2000 anni fa che ha insegnato a camminare a Dio. E voi immaginate questo bambinetto e lei lo sostiene e quindi ha un ruolo importantissimo, ma quello è Dio, no? Perché crede ovviamente. Cioè, è una bella storia in cui si prova a raccontare dal punto di vista delle donne come è andato uno degli episodi più incredibili della storia dell'umanità. Ci piace. Harry De Luca, In nome della madre, edito da Feltrinelli, oppure La metà di niente di Catherine Dunn di Thea, per così aprire un po' i propri orizzonti, entrare un po' in questo mondo delle donne da due punti di vista completamente diversi. Due voci delle donne, una in cui la donna che è autrice è anche donna è la stessa, l'altra in cui è il personaggio donna, ma l'autore è un uomo. Ma molto sensibile e capace, secondo me, di entrare nell'ottica. Grazie a Mario De Santis, che ritroverete nel suo blog, nel mio blog, tutto insieme. In tutti i blog. È multimediale. Andate su 50 Books, scritto così, 50books.blog.dj e votate. Comunque lo trovate anche partendo dai nostri blog, quindi anche non vi perdete. Anche dalla homepage, ormai siamo ovunque. Un virus. Grazie, a presto. Ciao.